Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi torniamo su Mr. Ops Playhouse 2. L'ultima volta abbiamo affrontato il capitolo Ottieni la chiave. Quindi siamo riusciti ad ottenerla. Cercavamo di liberare i nostri amici, ma è successo qualcosina. Nel senso che adesso ci ritroviamo rinchiusi nella cantina. La suora ci aveva rinchiuso, però ha fatto una brutta fine. Ha fatto una brutta fine. E quindi adesso vediamo la cantina. Ma come sempre, ragazzi, supportate serie e canale lasciando like. Mi raccomando. Ah, adesso lo rivediamo. Meglio così. Ripassiamo. Sì, proprio la notte tra i topi mi insegnerà a comportarti bene. Guarda là. Vedi un po' tu che cosa fai. A posto. Sì, ma non ti preoccupare, uno in meno non fa male. Allora, in molti mi avete detto anche che ci sono degli stage segreti, degli stage bonus che io non ho fatto perché non li ho trovati sostanzialmente. Che fa? Mi arrampico. Ecco, ho preso un tubo e prendiamo la chiave. Qua dovrebbe essercene uno, mi avete detto. Però non avendo fatto gli altri, mi sa che ci possiamo aggrappare. Perché se non ho fatto gli altri, presumo che qui non mi spunti niente adesso. È chiusa, è il modo in cui siamo arrivati. Ok, me ne ricorderò. Aspetta, questi posti orribili li odio. Qua, salticchio. Aspetta che salticchio. Mamma mia che fossati che ci sono in questo postaccio. Salve Mr. Hop. Com'è carino e coccoloso. No, tranquilla che non stai sognando. Qua è tutto vero, bimba. Siamo inseguiti da tutto il mondo. Qua. Perché adesso dobbiamo sentire i passi di Mr. Hop, ragazzi. Non corriamo, assolutamente. Non corriamo. Cos'è sto coso? Una corda, no. Salve. È aperto, grazie. Questa poteva essere una stanza dove trovare il simbolo. E non c'è niente perché non ho fatto gli altri. Non lo so, ma avete detto che era da questa parte. E via, verso nuovi orizzonti. Non lo so, magari poi rifaccio il gioco per i fatti miei. Vedo di sbloccarli, li porto in un video separato. Non lo so. Non lo so. No. Ma manco per niente. Ma vai a giocare con tua sorella. Ma che vuoi? Ma che ti ricordo qualcuno con cui giocare? Mr. Stripes, questo comunque si chiama. Attenzione allo spuntonato. Bimba, quando io mi muovo, tu non ti abbassare per fare la cacchina. Guarda quello che c'è, piattaforme. Perché io premo a sinistra e si abbassa? Io questo non la capisco. Monetina. Scala che sale, però non la possiamo utilizzare. E quindi fichi secchi. Usce, devo passare dalle piattaforme? Benissimo. Ci moriremo, ragazzi, sappiatelo. Aspettate un attimo, Scontatissima come cosa. Che fa? Non ci morivi. Non è che qua abbiamo tutta la vita da dedicare ai saltini vari ed eventuali, giusto? Corri se devi correre e poi ti muovi, no? E via, e via. Brava bimba. Oh, allora. Attenzione a non correre qua. Però qua sì. E via. Ok. Stiamo procedendo. Perché? Perché ti abbassi? Perché? Ok, attenzione qua. Passiamoci cornicina. Salto. Sto progredendo, non so come, ma salve anche a lei. Vogliamo solo giocare. Svegliati Esther. Praticamente sono i nostri amici. Sono stati rinchiusi all'interno dei giocattoli. Ma che bello. Attenzione, via. Verso l'infinito ed oltre, grande così. Via, qua si può entrare. C'è un ascensore lì, questa è chiusa. Ascensore. Lo piglio. Devo dare corrente a questo ascensore. Mi sento su Resident Evil. Dove sempre troviamo ascensori senza corrente. Ovunque poi. Non so il Resident Evil. Ah, questa possiamo spostarla. Per girare che cosa? Mi arrampico. Ma la sposto all'altra parte. Da qualche parte me la sposterò. Qua che abbiamo? Cassettino, varie ed eventuale. Che cos'è? Potrei fare leva. Sì, ma là c'è Mr. Hop. L'hai visto, sì? Come la facciamo leva, scusami? Mr. Hop, ho una cassa per lei. Ma non è vero! Ma come? Ma solo toccando il pupazzetto mi fai jumpscare? Ma che cos'è? Ma che cos'è sta presa in giro? Scusatemi. Scusatemi, ma se io non vedo mostri vaganti lì, perché dovrebbe uccidermi un orsacchiottino?
Allora, questa la devo spingere per arrivare lì. Vai, bimba, che siamo tutti con te. A meno che devo saltare qua. No, devo saltare lì. A meno che devo saltare qua. Dove devo... Qua nel buco? No. Aspetta un attimo, ci organizzo qua. No. Potrei fare leva. Io di là. Io devo saltare dove c'è Mr. Hop. Il problema è che mi prende. Mr. Hop, per favore, non mi faccia jumpscare. Ecco. Ma come? Ma come? Ma spiegami che c'eravamo a 2 metri di distanza. Come? Allora, cercate di non farmi arrabbiare, perché altrimenti mi arrabbio. Perché? Perché? Devi dare all'ascensore la corrente. La corrente all'ascensore più che altro. Allora, lui cade, io scappo allora, perché non è possibile sta cosa. Mi prendo lo stesso, io devo passare di là. Potrei fare leva, l'ho capito, bim, l'ho capito. Ti stacco le gambe e poi faccio leva con le tue gambe. Ecco il simbolo dov'è. Come ci arrivo? Via. Aiuto, è più veloce di me, perché? Perché? Poteva entrare dentro una porta. Poteva entrare dentro una porta. Allora aspetta, io quel simbolo lo devo prendere. Ma che fa, non te lo prendi? Allora, Mr. Hop, per favore, Mr. Hop, tu cadi e via. E via verso l'infinito ed oltre. Eccolo. E mi insino per questa porta. Tra l'altro dobbiamo andare proprio da qua. Comunque, te ne sei andato, Mr. Hop. Te ne sei andato. E io mi prendo il simbolo. Aspetta un attimo. Aspetta che ci organizziamo con sto simbolo. Allora, che dovrei fare io qua di preciso? Che cos'è sta roba? Che cos'è questa roba qua? Fatemi capire. Ho capito e ci morivo. Questi sarebbero gli special stage? Ma mi sa che serviranno per completare il gioco. Nel senso, per vedere un finale diverso, quantomeno. Meno male che Mr. Hop non c'è più qua. Allora, riprovo. Ma non c'è più manco il simbolo. Ecco di nuovo. Forza, bimba, piglia sto simbolo. Mi sa che me la devo fare sempre a corsa. E via, verso nuovi orizzonti. Però poi rallenta, la bimba rallenta. Io le stacco le gambe. Perché non è possibile? Non è possibile tutto ciò. Non mi fregherete più. Vado spedito come uno scricciolo. Ne ho saltate due, non so come ho fatto. Ma è impossibile sta cosa, ragazzi. E sta cosa è molto impossibile. E invece ce l'ho fatta. Trovato medaglione. Quanti medaglioni? Mamma mia, mi sono perso tutti questi medaglioni. Benissimo. 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 A posto, ragazzi. Mi sa che vedremo il finale peggiore di sto gioco. Anche perché il medaglione qui non c'è più. Dobbiamo recuperarci con tutti quei medaglioni. Presumo se ne trovi uno per ogni capitolo, no? Quindi questo ce l'abbiamo. Vabbè, casomai poi ci ritorniamo quando finiamo il gioco. Vediamo se riusciamo a vedere un finale migliore. E adesso qua non mi fate più niente. Dopo ho fatto quell'allenamento. Allora, aspetta che recuperiamo quella cosa lì. Che abbiamo lì? Attenzione. 0715. Un codice. Ed un piede di porco. Ok, possiamo aprire quell'affare lì. Attenzione. Attenzione, via. Verso l'infinito ed oltre. Ok. 0715. Intanto mi apro quest'armadietto. Facciamo leva qua. Ecco, sono una chiave. Benissimo. Per... Noi posso interagire con quel pannello lì? Aspetta che mi sposto questo affare qua. Vediamo un po'. Posso interagire? Interagiamo o no? Non posso interagire con quel pannello. E invece sì. 0715, eccolo. Trovato. 3 ore che navigo nell'oro. 15, ok. La chiave, ce l'ho la chiave. Grande così, a posto. Si è aperta, abbiamo dato energia e me ne posso andare. Questo capitolo l'abbiamo completato al 100%. Ho recuperato anche il medaglione. No obiettivo. It's stopped. I suppose this is why the lift was out of order. I'll have to climb. Forse è per questo. Quindi anche il capitolo non è finito. Attenzione. Allora mi arrampico. Attenzione, bimba, arrampicati per favore. Di là. E poi di là. E poi di qua. Non mi arrampico. Sono una bimba che non si sa arrampicare nella vita. E via. Ok. Adesso sì. Adesso sì. Adesso sì. Bimba, per favore. Bimba, un po' di...
po' più di dimestichezza con i salti. Manco per niente. Sei proprio una rana, veramente. Ok, adesso sì. E dove vado? Dall'altra parte. Ok. No, vabbè, guarda. Questa è un'infamità, però. Questo livello è un'infamità. Doppi salti come se non ci fosse un domani. E te li devi fare in mezzo centimetro. Guarda qua. Guarda qua. Infamità. E via. Ma da quando poi... Da quando poi nelle trombe e l'ascensore ci sono mattoni da utilizzare per poterti arrampicare? Ma dai, è una cosa bruttissima sta cosa. Hai mezzo centimetro per prendere la rincorsa. Ma è orribile come... Come cosa, è orribile, veramente. Hai mezzo centimetro da utilizzare per prendere la rincorsa. Però ce l'abbiamo fatta. Si può continuare a salire? Oppure di qua? Che succede? Abbiamo finito il capitolo? Che cosa succedeva se continua a salire? Domanda, mi sa che non lo scopriremo mai. Magari c'è un altro special stage? Thank goodness. Now if I can just get back to bed, I can wake up from... Potrei risvegliarmi a tutto questo. Va bene, va bene. Vabbè, casomai io credo che comunque possiamo riaffrontare i capitoli fatti in precedenza per recuperarci tutti i medaglioni mancanti. Quindi non lo so, vabbè, fatemi sapere voi nei commenti a che cosa serve effettivamente recuperare tutti questi medaglioni. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.